Cerimonia di consegna dei lavori per la strada statale 275, opera cruciale che il Salento chiede da 30 anni. Presenti a Maglie all'evento il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto, il governatore della regione Puglia Michele Emiliano, insieme ai delegati di ANAS e ai sindaci dei comuni coinvolti. Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, tenendo a mente però che dal progetto iniziale sono oramai passati 23 anni e che è necessario riflettere sulle ragioni di questa lunga attesa. Perché questo intervento è stato inserito nel 2001 fra le opere della legge obiettivo del governo Berlusconi, nasce così, cioè 23 anni fa, lo dico giusto per ricordare a tutti quanti noi che cosa vuol dire la tempistica sulla realizzazione di un intervento. Fu finanziato dalla Regione Puglia nel 2003, lo ricordo perché in quel periodo ne ero il presidente, e iniziò un iter molto complesso che nel 2009 vide l'allora governo Berlusconi finanziare la parte mancante che nel frattempo con i diversi aggiornamenti aveva portato l'investimento a 288 milioni di euro. Oggi parliamo di un investimento ancora più ampio per tutto ciò che è accaduto e questo penso che debba essere un elemento di riflessione. Ora, diciamo, i tempi passati prima di avviare i lavori testimoniano in modo molto chiaro quanto queste risorse non abbiano mai corrisposto all'efficacia della spesa e alla rapidità necessaria. Il ministro Salvini ha anche rivolto un pensiero alle vittime che sulla strada statale 275 hanno perso la vita. Sui morti, perché ogni giorno è una strage inaccettabile, penso anche al comitato che ho incontrato di un'altra parte della Puglia, la statale 100, i 9 morti in 5 mesi sulla Bari-Taranto, e anche lì abbiamo incontrato con i tecnici di ANAS al Ministero i rappresentanti di quelle terre per correre ai ripari. Il mio impegno è di trovare anche i fondi necessari per arrivare fino a Santa Maria di Leuca, però diciamo che dopo decenni di promesse mancate oggi è una giornata importante. Sicuramente il mio impegno è quello di superare tutti quelli che non vogliono fare nulla, non vogliono strade, non vogliono ponti, non vogliono dighe, non vogliono porti. L'Italia ha bisogno di infrastrutture. I termini burocratici e gli adempimenti burocratici sono in mano loro, però io conto nell'estate a tornare a parlare con gli operai, con gli ingegneri, con i tecnici. Assolutamente sì, in estate sarò qua. Non sono mancati ringraziamenti a comitati e associazioni schierati a favore della realizzazione dell'opera, come Biagio Ciardo, coordinatore Pro Strada Statale 275 Maglie Leuca. Spero che questo primo lotto venga terminato e poi è evidente che nel momento in cui il ministro Fitto finalmente ci darà i 4 miliardi e mezzo del fondo di sviluppo e coesione, noi siamo pronti a metterci anche un altro pochino di soldi per il secondo lotto. Non ci sia l'autostrada da Bari a Lecce è una pazzia e noi potremmo utilizzare il tratto di strada per esempio che da Bari arriva a Taranto e poi tagliare verso Lecce, alleggerire il percorso adriatico che oggi sembrava il successo della Puglia, purtroppo lo verifichiamo dall'intensità del traffico. Parliamo del primo lotto, ma ci auguriamo che si possa andare avanti fino alla fine dell'opera. Noi comunque vigileremo sempre, costantemente e aggiorneremo l'opinione pubblica sull'andamento delle cose. Questo governo siamo convinti che darà un impulso forte alle infrastrutture della Regione Puglia e in particolar modo del Salento, che soffre da anni questo distacco, questo divario e questa difficoltà proprio sul tema dei trasporti e delle infrastrutture. Mi avrebbe fatto piacere ascoltare anche qualcosa relativamente al potenziamento della 274, la quattro corsie da Taviano a Santa Maria di Leuca, così come mi avrebbe anche fatto molto piacere sentir parlare della Lecce Taranto, la famosa Bradanico Salentina di cui si è persa traccia. Altro tema che mi auguro possa essere trattato quanto prima è anche il potenziamento della Bari-Lecce, quindi l'autostrada che un tempo si è fermata incomprensibilmente a Bari, vorremmo che arrivasse a Lecce, come è giusto che sia. Quindi questo lavoro di collegamento con l'Italia e con l'Europa, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, continuerà in maniera incessante.